Ciao ragazzi, allora oggi torniamo a parlare di progressione miopica e lo facciamo con una serie di spunti che vi possono essere utili specialmente nella parte pratica. Allora, io personalmente, come molti di voi, sto utilizzando le nuove lenti per il controllo della progressione miopica, le lenti oftalmiche e lenti a contatto, quindi le nuove soluzioni che ci sono per insomma arginare questa problematica, e mi sto rendendo conto che una delle principali problematiche che vengono fuori poi quando si è lì nella parte pratica è più che altro l'analisi dei dati, per cui bisogna essere molto costanti nella presa delle misure, e soprattutto queste misure bisogna saperle analizzare, che non è un dato scontato, no? Nel senso che va bene, capiamo alla prima misurazione, inseriamo queste lenti, ma poi bisogna anche sapere analizzare in maniera concreta se questi dati vanno bene o non vanno bene, no? E in questo caso mi sto riferendo ovviamente ai dati presi da una biometria, per cui da una lunghezza assiale del bulbo oculare. Allora, un dato che è sicuramente da tenere in considerazione e di cui spesso non sento parlare è il dato del percentile. Allora, che cos'è il percentile? Perché è importante andare ad analizzare quando si fa una misurazione di lunghezza assiale. Il percentile è un'unità di misura statistica che ci permette di relazionare un certo dato con una grossa numero di altri dati, ok? Immaginatevi per esempio di voler prendere vostro figlio, per esempio, e di voler capire se l'altezza di vostro figlio è nella normalità comparata con l'altezza di altre persone che hanno la stessa età di vostro figlio, lo stesso peso di vostro figlio e tutta una serie di altre variabili che sono ovviamente coincidenti con quella di vostro figlio. Allora, quello che dovete fare è andare a utilizzare il percentile, perché il percentile è l'unica unità di misura che ti permette di capire se l'altezza, in questo caso, che è la nostra variabile che stiamo considerando, rientra all'interno di un range che comprende tantissimi altri campioni. Per cui, per esempio, su un campione di 100 bambini, se immaginiamo di dividere questo campione in 100 parti diverse, vostro figlio potrebbe essere al 50esimo percentile o al 70esimo percentile. Se è al 70esimo percentile, vuol dire che ci saranno altri 70 bambini su 100 che hanno la stessa altezza di vostro figlio, ok? Allora, questo è un dato secondo me molto importante, perché è relazionato alla lunghezza assiale. Per esempio, quando noi vediamo un peggioramento della miopia o un miglioramento della miopia, e in questo caso relazionato a un allungamento, a un accorciamento del bulbo oculare, quello che dobbiamo considerare è: ma questo allungamento, questo accorciamento è inserito all'interno di un grosso campione di persone? Come si inserisce? Cioè, è un dato che è compreso all'interno di una media o è un dato che esce da questa media? Per cui un peggioramento in sé tendenzialmente non vuol dire nulla, vuol dire qualcosa solo se è relazionato con un miglioramento o peggioramento di una serie di altri bambini che hanno la stessa età e hanno altre variabili comuni rispetto al bambino che stiamo andando a tenere in considerazione, ok? In questo caso, per esempio, un peggioramento di lunghezza assiale deve essere inserito all'interno di un certo percentile, e il software che è all'interno del vostro biometro, che dovreste aver acquistato, dovrebbe dirvi se questo peggioramento rappresenta è all'interno di una certa curva ed è all'interno di un certo percentile. In questo modo siete sicuri che la vostra soluzione che avete adottato per il controllo della progressione miopica, sia essa lente a contatto, sia essa l'occhiale, porta lo sviluppo del bulbo oculare in una condizione corretta e che è all'interno di una certa media della popolazione. Viceversa, se questo valore esce da questo range, ovviamente il valore deve essere tenuto maggiormente in considerazione. Questo è importante per due fattori: il primo perché ci dà sicurezza su quelli che sono i valori da considerare, e il secondo perché dimostra di fatto che non tutti gli occhi si sviluppano, cioè anche l'occhio emmetrope tende ad allungarsi, ma quello che è più importante da considerare è il tasso di crescita, cioè la velocità con cui gli occhi si sviluppano. Per esempio, in un bambino miope il tasso di crescita è molto maggiore rispetto all'emmetrope, e quindi andare a considerare, per esempio, se c'è una variazione repentina della lunghezza assiale del bulbo ci permette di anticipare con maggiore velocità quello che sarà poi uno sviluppo futuro. Spero di esservi stato utile e di portarvi sempre, come dire, nella mia parte pratica, e noi ci vediamo al prossimo video di Optometria Giovane. Ciao!